In questo numero, protesi idrauliche contro la disfunzione erettile, l'intervista al chirurgo. Abbiamo il piacere di ospitare per un'intervista il professor Gabriele Antonini, urologo-andrologo del Dipartimento di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma, per parlare di una tecnica mini-invasiva per l'impianto di protesi idrauliche all'organo sessuale maschile. Una tecnica innovativa, una tecnica che il professore è unico in Italia a sperimentare e applicare tutt'oggi. Ci spiega un attimo di che parliamo e ci fa anche l'identikit del paziente. Attualmente ancora c'è una scarsa informazione su questo tipo di dispositivo. Purtroppo in Italia gli interventi che si fanno sono solo 350 l'anno, ma la richiesta potrebbe essere molto, molto, molto più importante. Perché c'è un pregiudizio nei confronti di questo tipo di problematiche o quali sono i motivi che frenano? Diciamo che c'è sicuramente un falso moralismo, perché parlare dei propri problemi sessuali non è così semplice e così facile per tutti quanti, per tutti questi tipi di pazienti, ma perché anche ci sono dei costi importanti. Il dispositivo idraulico ha un costo abbastanza elevato, sostenuto, perché proprio per la scarsità di impianti che vengono fatti attualmente i costi non possono essere abbassati. Tutto questo concorre a non conoscere e non utilizzare questo tipo di chirurgia. Entriamo dentro il dispositivo, ce l'ha portato così ce lo illustra, e quali sono le particolarità? Allora, le particolarità del dispositivo innanzitutto è formato da due cilindri, questi due cilindri si chiamano cilindri protesici ovviamente, hanno una pompa che aziona il meccanismo e poi un reservoir, qui è vuoto, c'è dell'aria, ma di solito si riempie con una soluzione fisiologica. Azionando la pompa, che viene collocata all'interno dello scroto, della borsa scrotale, praticamente l'acqua passa dal reservoir e va a gonfiare i cilindri. Questo permette di avere un'erezione brillante, costante, per tutta la durata che uno vuole. Ovviamente, azionando questo meccanismo, cioè questo bottoncino al di sopra della pompa, l'acqua viene riportata dai cilindri all'interno del reservoir. Capite come questo tipo di dispositivo renda il rapporto sessuale importante, efficace ovviamente, e può avere una durata anche sopra l'ora, l'ora e mezza, insomma, questo poi dipende dalle esigenze. Bene, professor Antonini, io la ringrazio per l'intervento, ci ha spiegato dettagliatamente in che cosa consiste questo dispositivo. Grazie a voi per l'invito. E alla prossima puntata. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@adnchronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.